Fondazione Tognocchi è un ente no profit fondata circa 70 anni fa dal beato Don Carlo Gnocchi, che segue le fragilità delle persone, quindi dal punto di vista socioassistenziale, sociosanitario, riabilitativo. Nello specifico qua ci occupiamo di riabilitazione di gravi cerebrolesioni, pazienti neurologici, pazienti ortopedici, dal momento della degenza fino al loro domicilio. La ONLUS si mantiene attraverso quelli che sono le convenzioni col Servizio Sanitario Nazionale e poi ha anche una parte dove ci sono delle oblazioni dei lasciti. Qui a Torino abbiamo avuto due lasciti in particolare, uno è legato a un lascito testamentario dove qui una sede ha lasciato una parte del proprio patrimonio, l'altro è un lascito che riguarda l'aspetto dopo di noi. L'accordo che si è avuto con questa famiglia è stata quella di occuparsi del loro familiare e questa famiglia ha dato così la disponibilità di costruire alcune stanze in modo tale che il suo familiare fosse lì allocato e seguito dal personale della Dognocchi. Alla morte di questo familiare le stanze sono passate, appunto sono state donate poi alla Fondazione Dognocchi. I lasciti consentono di compensare e integrare quelle che ormai sono sempre più le risorse ridotte della sanità. Noi possiamo integrare quelli che sono i nostri investimenti in attrezzatura, apparecchiatura, in aspetti strutturali e questo ci consente di, naturalmente di aumentare anche i servizi. Questa è una delle stanze, quel collascito, abbiamo fatto dei lavori di adeguamento, lavori di ristrutturazione. È frequente che le persone lascino lasciti o oblazioni. Sono il paziente o familiari dei nostri pazienti, quindi hanno avuto modo di conoscere come lavoriamo e i servizi che eroghiamo. Per noi è sicuramente un bel riconoscimento, soprattutto dai cittadini che vivono nel territorio dove noi operiamo.